Ciao ragazze, buon pomeriggio, buona serata. Allora, io sono qui a casa dopo un pomeriggio, anzi una mattina, un pomeriggio di giri e oggi ho fatto qualche acquisto da DM, eccolo qua, e ve lo faccio vedere. Poi ho acquistato anche la tuta che mi vedete addosso, che è la tuta di Calliope. Questa tuta l'ho pagata credo 25,99 o 27,99, una roba del genere. È una tuta di raso e a me è piaciuta tantissimo. Ovviamente l'ho personalizzata, vi faccio vedere come. Ho messo io questo cinturone perché in realtà aveva questa cinturina in vita legata. Io ho voluto mettere questo cinturone così in modo che fosse in questa maniera. E poi vi faccio vedere la particolarità, guardate che ginnica, che ha il polsino qua, quindi i pantaloni praticamente restano un po' a sbuffo e mi piacciono un botto. Allora, a parte questa tutina che mi è piaciuta tanto e poi è bella fresca perché allora ho preso un XS, ovviamente è abbondante, però comunque va bene, nel senso che non mi va una cosa comunque che mi fasci troppo in un momento così caldo, perché fa veramente caldo e io, ragazze, sto benissimo perché io col caldo sto da Dio. Allora vi faccio vedere che cosa ho preso da DM. Allora, aspettate che prendo lo scontrino, lo mega scontrino. Allora, ho speso 33,16 euro e vi faccio vedere. Allora, qui ho preso il giornaletto che forse avevo già preso, ma l'ho ripreso e vi faccio vedere che cosa ho comprato svuotando il svuota la spesa da DM. Allora, ho preso questo Mon Amour oro e argan. Questo qui è un profumatore per armadi e cassetti che però si può anche inserire nell'asciugatrice. Dice che ha un profumo intenso fino a 40 giorni. Vi posso dire che non è così. All'interno c'è il riso soffiato, non è male, però non è che dura 40 giorni. Cioè, io il profumo lo sento solo un po' all'inizio. Comunque, vabbè. In ogni caso, io ho voluto prenderlo. E questo qua, il Mon Amour, è costato bla 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 bla. È costato. Mo' cominciamo con la saga dello scontrino, eccolo qua, 1,99 euro, era l'ultimo prodotto. Poi ho acquistato della marca Profissimo, vi avevo fatto vedere delle salviette che ho preso l'altra volta per le pulizie, questo profumo deodorante per aspirapolvere al profumo di limone. Ci sono dentro 8 pezzi. In pratica si può appunto o aspirare con la bocchetta oppure mettere nel sacco dell'aspiratore. E questo qui dovrebbe essere appunto un profumo, vedete che ci sono all'interno, sono stile un po' quelli che ci sono che vendono anche per il folletto, vedete? Non si sente niente da qua. Comunque, questo qui, profumatore limone, pagato 1,69 euro, quindi ci sono 8 di questi. 1,69 euro. Poi andiamo avanti. Ho preso questo prodotto qua, Denk mit Waschduft, vabbè, è un profumo per biancheria con estratto di cotone al profumo di bergamotto. Allora, questo può essere usato sia nella lavatrice che nell'asciugatrice. Nell'asciugatrice ne mettete un po' su un panno e lo mettete dentro insieme ai vostri capi, oppure nella vaschetta dell'ammorbidente, ed è molto molto buono. Il profumo è molto molto intenso, ricorda un po' quello di Mon Amour, il Elce Azzurra, ma molto molto intenso, ragazze. Voglio proprio vedere com'è perché io adoro i capi profumati, quindi lo metterò nell'asciugatrice probabilmente. Poi ho preso quest'altro prodotto che a me piace tantissimo, che è l'acchiappa e smacchia, cioè sono delle bustine che hanno doppia azione, sia quella di catturare i colori eventualmente,
che è quella di sbiancare. Quindi quando ho qualcosa da sbiancare e da lavare insieme magari a qualcosa di colorato, metto queste bustine qua e all'interno ci sono 10 buste. Questo qui acchiappa e smacchia, l'ho pagato 3,99 euro e ci sono dentro 10 bustine. Poi ho acquistato questo deodorante di quelli lì gel al limone da mettere nel sottolavabo, un deodorante per ambienti che dura fino a 6 settimane. Adesso voglio sentire questo profumo perché sono curiosa di sapere se è buono. Mi piace molto il profumo del limone. Comunque questo mi sembra di averlo pagato, credo, non vorrei sbagliarmi, 99, no, aspettate. Come al solito non trovo niente. Sì, 99 centesimi. Ecco, vedete, così. Un buono, buonissimo al limone. Speriamo che duri. In ogni caso, io l'ho preso per 99 centesimi. Lo metto nel sottolavabo, così quando apro sento questo buon profumo. Poi ho preso, che mi sono appiccicata tutta. Poi ho preso queste tea light alla citronella perché le mie amiche zanzare hanno cominciato ad agire. E allora io accendo la sera queste tea light nei portalumini. Queste qui, tea light, pagata 1,19 euro. Poi ce ne sono dentro quante? 10 tea light, quindi pagate pochissimo. Poi ho preso ancora, questo cos'è? No, niente, uno scontrino della farmacia, come ho detto. Poi ho preso una lima di queste qua che limano anche le unghie artificiali, le ricostruzioni, sono quelle lime. Siccome io mi stavo mangiando le unghie, mi sono messa un po' di gel sulle unghie come base, diciamo, ho fatto un piccolissimo allungamento minuscolo, come potete vedere, solo per portarle a un livello normale e poi appunto le farò crescere, però mi serve per limarle. Allora, queste qui pagate, poi magari se mi gira mi vado a fare la ricostruzione, non lo so, comunque adesso le ho fatte così. Allora, questa lima, 1,69 euro. Ok, eccola qua. Poi avanti ho preso, ragazze, una matita per le sopracciglia nel colore Ash. Dov'è? Aspettate. Ash Drama, la 015 della marca Catrice, questa qui. Mi piace perché è una tonalità biondo cenere che mi sta bene, mi va bene comunque, mi faccio i capelli, mi va bene. E questa qui l'ho pagata 3,49 euro. Poi ho acquistato sempre per le unghie della marca Shein un rinforzante, eccolo qua, Hardener, Nail Hardener. Questo qui l'ho pagato il rinforzante delle unghie 2,99 euro. E poi, sempre a 2,99 euro, ho preso uno smalto sbiancante, che è quello che mi vedete addosso, che in pratica toglie, diciamo, il giallo delle unghie e le dà un aspetto più sano e più curato. Se non avete voglia di mettere, diciamo, lo smalto, mettete questo e avete un'unghia curata senza niente di che. Poi, l'ultimo, ma non ultimo per importanza, ho preso il Boom Vanille Sa Pomme d'Amour di Jean Arthey e praticamente ho preso questo perché sapete che ne ho sentito parlare anche nel canale di Daria Lilla Cupcake, spero di averlo detto bene, ciao tesoro. E nulla, e l'ho voluto prendere perché era da un po' che gli facevo il filo e mamma mia, sa proprio di carretto di dolciumi, c'è questa arancia amara e poi c'è questo odore di mela candita, insomma, buonissimo. E questo è proprio un profumo da Luna Park, come ha detto lei, buonissimo, perfetto, bello, 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 mi è piaciuto tanto.
Bene ragazzi, io ho finito i miei acquisti, vi mando un grosso bacio, a presto, ciao!